Ciao a tutti ragazzi, sono live, ma intanto registro questo video perché ho appena terminato le qualifiche ai playoff con la squadra della Serie A che mi sono costruito praticamente il 28 dicembre e senza metterci FIFA Point, senza fare nulla, ho fatto un po' di obiettivi eccetera, come sapete l'ho costruita e ho fatto i playoff. Ci ho tentato in live questa sera, quindi la replica la vedete sicuramente, ma questo è un video staccato che sto registrando e volevo vedere un po' i premi che vado a sbustare. Passiamo. Eccolo qua, in game, e apro anche la chat intanto, se così magari mi vedete qualche cavolata in più. Ok, allora, playoff. Perfetto, sono passato, se non ho visto male ho fatto... quanto ho fatto? Mi sono perso, però va bene così, ho fatto livello 4, quindi mi sono qualificato. Andiamo a vedere i premi, giusto per andare poi... Poi vi faccio anche vedere le tattiche e la squadra che fa schifo, però va bene così. Allora, penso che stia registrando tutto, no? Sì, perfetto, eccoci qua. Ottimo e abbondante, pacchetto oro raro, mega pacchettini, due mega pacchettini, ragazzi, niente male, per una squadra del genere che ho appena cominciato, due mega pacchettini possono essere davvero oro. Vediamo, attenzione, attenzione, questo potrebbe essere interessante, bandierine, Depay, oh beh, va bene, 85 mi va bene come overall, per SBC mi va sicuramente bene. Inaki Williams, simbolo del Sassuolo, fico, ci sta. Ok, però qui ragazzi, mega pacchettini, 30 oggetti, adesso tutto il prebbe che ho sicuramente, andiamo a vedere. Dai, ma come cazzo, dai, non si può, manco bandierine. Vabbè, vabbè, Martial, va bene. Mega pacchetto Martial, vabbè, dai. Meglio non parlo. Va bene così, Lucas verissimo. Ok, vediamo l'altro mega pacchetto. Dai, raga. Mbappé quello nuovo, Mbappé 93, regalo una sub, non sono su Twitch, ma attenzione, questo è buono, Tedesco, CDC del Bayern, Kimmich, Kimmich, peccato sia lento, però qualcosa, qualche credito, qualcosa, penso, non so, vado a vedere, però insomma, bandierina 89, mi sta bene, mi sta assolutamente bene. Andiamo a vendere, poi li vendiamo tutti questi domani con calma. Inaki, vabbè dai Kimmich, va bene dai, ci sta alla grande. Perfetto, e qua ci siamo. Adesso rispondo anche in chat ragazzi, sto registrando il video per domani. Oh, c'è anche, attenzione, questo non lo... Un pacchetto giocatore del premio non l'ho visto, fico, anche dall'altra parte devo farlo. Attenzione! Attenzione! Koundé! Quanto costa sto pacchetto? Strano niente. 25.000. Ma vada via, IP. Vada via, IP, come si dice a Milano. Ok, niente da fare. Perfetto. Rapida carrellata sulle tattiche. Così vi faccio vedere quali sto usando. E devo dire che secondo me, con una squadra del genere, se voi utilizzate questa tattica qui, la 4-3-2-1, montata così, quindi 50-70 equilibrato in sia difesa con equilibrato in attacco, passaggi diretti, tre giocatori in area, anche 4, non me ne sono accorto. Angoli 1, posizione 1, perché ragazzi, contropiedi a valanga proprio, quindi meglio evitarli. E poi andiamo a vedere i movimenti. Terzini, vestiti in attacco e terzini. Ai CDC, ai CC laterali, pardon, solamente copertura al centro e basta. Al CDC resta dietro un attacco e copertura al centro, in avanti la punta nulla e anche ai supporto laterale COC. Io qua c'è una piccola, come dire, una piccola differenza su quello che uso, anche l'entrata in area per il cross, insomma farli stare verso il centro, però li lascio abbastanza liberi. Questa secondo me è una tattica incredibile per formazioni così di overall abbastanza basso, perché è una formazione fastidiosa, è difficile comunque da contrastare con qualsiasi livello e effettivamente mi sono trovato molto bene questa sera. Poi l'altra che uso è la solita, 4-2-2-2, uguale, equilibrato 50-70, equilibrato passaggi diretti 50, con giocatore in area 5-1-1, istruzioni molto velocemente, soliti terzini restati in attacco, CDC restati in attacco e copertura al centro entrambi, i COC laterali entra in area per il cross e entra in area per il cross. Qui c'è la variante che non me l'ha salvata, cioè svaria, non l'avevo messa. Ecco perché non mi trovavo, porca misera, me ne sono accorto adesso. E qua davanti rimani centrale e sui tiri le spalle, entrambi.
Perfetto, direi che qua ci siamo. Ragazzi, come al solito, bel follow al canale YouTube. Ci vediamo al prossimo video. Mi piace il video. E questa è una live che sto registrando, ragazzi. Per quindi la live dei playoff è un altro file, un altro video. Questo qui è solamente la sbustata, le tattiche e quello che più o meno vi ho appena raccontato. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi, e al prossimo filmato.